Oggi vediamo insieme come realizzare il famosissimo babka al cioccolato. Si tratta di un sofficissimo pan brioche arricchito al suo interno da tantissime spirali di crema al cioccolato fondente. Una vera golosità alla quale sarà davvero difficile resistere. Scopriamo subito come realizzarlo insieme. Iniziamo unendo all'interno del latte tiepido il nostro lievito di birra secco con un pizzico di zucchero e mescoliamo insieme per attivare. E lasciamo da parte. Nel frattempo uniamo in una semplice ciotola oppure nella ciotola della planetaria la farina, insieme allo zucchero semolato, ad un pizzico di sale che esalterà i sapori del nostro babka al cioccolato e un mezzo cucchiaino di noce moscata grattugiata. Aggiungiamo anche la scorza di arancia che darà un gusto fantastico al nostro impasto. Uniamo ora il nostro mix di latte e lievito preparato inizialmente e siamo pronti ad azionare. Iniziamo a mescolare alla velocità minima per amalgamare per bene gli ingredienti tra di loro. Una volta che saranno ben assorbiti, iniziamo ad unire anche le uova, una alla volta. E continuiamo a mescolare con il gancio per amalgamare per bene gli ingredienti. Anche quando le uova saranno state assorbite per bene dal nostro impasto e non noteremo più nessuna traccia all'interno della ciotola, possiamo aggiungere il burro, sempre poco alla volta e dovrà essere molto morbido. Continuiamo a lavorare e man mano aggiungiamo i pezzetti di burro rimanenti, fino ad esaurirli tutti. Ed ecco qua, una volta terminato, questo sarà l'aspetto che dovrà avere il nostro pan brioche. Sistemiamo il nostro impasto ottenuto all'interno di una ciotola capiente, copriamo con pellicola trasparente e facciamo lievitare per circa 2 ore o fino al suo raddoppio. Nel frattempo realizziamo la crema al cioccolato che andrà ad impreziosire il nostro babka al cioccolato. Uniamo in un pentolino la panna insieme allo zucchero. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e portiamo al bollore. Ora prendiamo il cioccolato fondente e con un coltello lo tritiamo finemente. Thank you.
Una volta che lo zucchero sarà completamente sciolto e la nostra crema si sarà addensata, possiamo spegnere il fuoco e aggiungere al suo interno il cioccolato fondente tritato. Uniamo anche i cubetti di burro ed iniziamo a mescolare. Pian piano mescolando noterete che daremo vita ad una crema super lucida e liscia al cioccolato fondente. E una volta pronta, teniamo in disparte e facciamo raffreddare completamente. Quando ben fredda, sistemiamo all'interno di una ciotola. Come potete vedere, si sarà addensata e avremo ottenuto una super crema al cioccolato, perfetta da farcire il nostro babka. Ora prendiamo il nostro pan brioche, che sarà raddoppiato di volume, sistemiamo sul piano leggermente infarinato e dividiamo esattamente a metà per ottenere due panetti. Prendiamo la prima parte di impasto, spolverizziamo leggermente il piano di lavoro e con l'aiuto di un mattarello stendiamo la pasta per ottenere una forma sottile e rettangolare. E una volta steso il nostro impasto di pan brioche, farciamo con metà della crema al cioccolato. E con l'aiuto di una spatola stendiamo in modo uniforme su tutta la sua superficie. E una volta farcito, siamo pronti per arrotolarlo su se stesso, partendo dal lato più lungo. Realizziamo quindi un rotolo, lo adagiamo all'interno di pellicola trasparente e sistemiamo in freezer per circa 5 minuti per farlo diventare più sodo. Ed ora ripetiamo la stessa identica cosa con l'altra metà di impasto rimanente. Stendiamo, farciamo con la crema al cioccolato, arrotoliamo su se stesso e sistemiamo anche lui all'interno di pellicola trasparente e via in freezer a riposare 5 minuti. Una volta pronti, togliamo dal freezer, eliminiamo la pellicola trasparente e saranno perfetti per essere tagliati. Pratichiamo con un coltello ben affilato un taglio su tutta la superficie, esattamente per dividerlo a metà. Ora apriamo i nostri rotoli per mostrare il meraviglioso interno farcito con crema al cioccolato. Dopodiché andiamo ad arrotolarli tra di loro per formare un intreccio. E una volta pronti andiamo a tagliare a metà con un coltello. E sistemiamo all'interno di due teglie da plum cake imburrate. Copriamo i nostri babka al cioccolato con pellicola trasparente e facciamo lievitare per circa altre 2 ore, o finché saranno raddoppiati completamente.
E una volta pronti, togliamo la pellicola trasparente, spennelliamo la superficie con un mix di tuorli e panna e siamo pronti a cuocerli. Li cuoceremo in forno preriscaldato in modalità ventilata a 180 gradi per circa 30 minuti. E nel frattempo realizziamo lo sciroppo che servirà per spennellarli una volta cotti. Uniamo l'acqua e lo zucchero all'interno di un pentolino e portiamo a ebollizione. Togliamo una volta pronti i nostri babka al cioccolato, facciamo leggermente intiepidire e spennelliamo subito con la nostra bagna per renderli lucidi e morbidi all'interno. E i nostri fantastici babka al cioccolato sono pronti. Li faremo raffreddare completamente, dopodiché li potremo togliere dallo stampo, tagliare ed ammirare i fantastici strati interni. Con questa ricetta usciranno due babka al cioccolato, ma nel momento dell'intrecciatura potrete decidere di farne lievitare soltanto uno e l'altro di sistemarlo in freezer per averlo sempre di scorta. Bene, io vi ringrazio, spero che la videoricetta vi sia piaciuta e ci vediamo qui nel prossimo video.